Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo showcase. Ieri è stato il nostro asso nella manica contro Buan, oggi invece lo andremo a giocare in PvP. Sto parlando ovviamente di Vegito trasformabile. Lo giocheremo in questa lineup YLYL blu, dove sarà persino Zenkai benciato da Super Vegeta. I suoi equipaggiamenti vanno anche bene, quelli del team in generale lasciateli stare, perché lui e la versione ultra li hanno molto simili, quindi ho dovuto un attimo cambiare il tutto e arrangiarmi con quello che avevo. Per gli equipaggiamenti e la miglior lineup del Fusion, vi rimando allo showcase che ho fatto qualche giorno fa e al post community, dove vi dico quali cambiare per il nuovo Awakening di Vegito. Detto questo, andiamo in PvP. Ok ragazzi, primo game siamo contro Fusion Mirror con Gogeta Free to Play, che oddio, non è proprio una scelta ottimale contro doppio giallo, però a noi ci va bene. Mettiamo subito Vegito Evo a tankare, tra virgolette. Purtroppo si è preso tanti danni, però volevo tirare questa verde, almeno. Ci togliamo subito il setup dalle scatole e possiamo trasformarci quando ci pare. Benissimo. Benissimo, qua andiamo in combo. Oddio, le carte non stanno facendo chissà quale danno. Allora, trasformiamoci. Tiriamo la verde, che poi è molto simile a quella di Vegeta Ultra. Come animazione, eh. Gli effetti sono anni luce diversi. Però guardate che bel danno che ha fatto con la special move, eh. Di carte ancora... cioè, di carte non fa quasi nulla. Però... la special, visto che poi si buffa tantissimo, è riuscita a fare un bel po' di danni, non me l'aspettavo. Allora, qui andiamo in combo su Gogeta 4, e penso sia la prima volta che attivo un anti-cover con il Vegito Ultra, grazie a quel counter. Ok, però, allora, la maggior parte dei danni li ha fatti Vegito, anche se questa è la prima combo di Gogeta 4, quindi in teoria ha il 70% di damage reduction, però adesso ci portiamo a casa la kill con quello trasformabile, che gli ha fatto 1.500.000 con una special move. Io sinceramente non li butto, sto 1.500.000 non lo butto assolutamente. Adesso, peccato per la cover, perché potevo uscire forse anche un'altra kill. No, questa non ci voleva. Ok, lo sto lasciando perché ho l'endurance. Ok, l'ultimate, no, non ci credo, ha droppato. Per fortuna che ha ridroppato. Allora qui ti levo io la prima vita, sempre con un'altra special move. Anche lui ha fatto un milioncino, onesta, neanche era buffata perché non abbiamo tirato carte in precedenza. E qui penso che ci prendiamo proprio un'altra kill. Ok, perfetto. Comunque, cioè, immaginate i danni di questa special all'uscita. Se adesso fa ancora 1.000.000/1.500.000, potete solo immaginare all'uscita cos'era questo personaggio. Mi ricordo che proprio all'uscita non aveva il team, quindi alcuni l'hanno anche criticato, ricordo, perché appunto non c'era il team intorno a lui. Mi ricordo che era più ranged la lineup. Gogeta Evo, Gogeta Green, comunque il Fusion non stava messo benissimo. Poi sono usciti Kefla e Gotenks Red e là è cambiato tutto. Poi Vegito Blu, ovviamente, e lì Vegito Yellow è proprio esploso. Le nappe completamente melee, si trovava da Dio e faceva dei danni clamorosi, clamorosi. Cioè una special one-shottava qualsiasi cosa. Ok, peccato che non sono riuscito a finirla con Vegito, anzi. Vi dirò, forse riusciamo anche a portarla a casa con il Vegitozzo. Eccolo, la uniscreen. Perfetto, GG. Ok, siamo contro Fusion con il Mui come leader. Interessante, questo è già un Fusion settato un pochino meglio, con più stelle, quindi sarà una prova più ardua per il nostro Vegito. Sicuramente il Mui non sarà nemmeno così semplice da affrontare. Allora, non so se l'ha fatta apposta, ma mi sa che ha droppato due volte persino sulla cover di Vegito per impedirmi di pescare la verde.
comunque se l'ha fatta apposta, mi ha rallentato il tutto, quindi dovremo adesso aspettare di pescare semplicemente una green normalmente, senza nessun hit subito, poi tirarla e poi trasformarci. Qui prendo un counter e anche l'anti-cover, che è quello che ci interessa, e qui però mi prendo anche una bella special in testa. Metà HP, onesti dai, onesti. Poteva andare peggio. Ok, ti prego ammazzalo, così ci leviamo subito lui. No dai, peccato. No, mi sa che qua va anche in combo, perché ho fatto lo swipe. Per fortuna no, per fortuna no. E allora ci andiamo noi. Abbiamo una verde in mano, quindi facciamo così. Verde, ci prendiamo il key, però purtroppo la main ability non ce lo ridà il key, quindi dobbiamo un attimo aspettare. Ecco, magari con un bello Zenkai vi date 50 di key alla trasformazione, eh? Ma secondo me o lui oppure Gotenks Super Saiyan 3 sono molto probabili come prossimi Zenkai, perché devono dare una Zenkai Bench a Vegito Ultra nel Fusion, visto che non esiste, non esiste ragazzi. L'unica Zenkai Bench che può avere è Super Vegeta, ma del Super Saiyan. Nel Fusion non ci sta nulla di simile. Gotenks Super Saiyan 3 sarebbe proprio la ciliegina sulla torta. HP più Zenkai Bench, un po' come Chilled per il Loe, pazzesco. Sarebbe un panchinaro strepitoso da God Tier. Però anche se fanno uno Zenkai a questo Vegito, non mi farebbe schifo. Magari porti doppio giallo in qualche line up. Hai comunque doppio attacco come Z ability più la Zenkai Bench, non sarebbe male, eh? Quindi secondo me sti due sono molto probabili come prossimi Zenkai, anzi come prossime Zenkai Bench direttamente per il Vegitozzo Ultra. Come vedete, sempre con Strike Blast non riesco a fare tanto, però special picchia ancora, c'è poco da fare. Allora, questa me la subisco, per quale motivo? Perché ho paura che poi mi tiri il Racing Rush, quindi questa me la tengo poi. Certo, però, Kine, ti sei preso la special per non ricevere Racing Rush in testa, e poi vai di strike, ok? Sei un grande, sei. Te lo meriti di perdere, cioè te lo meriti. Ok, ora rimaniamo con due gialli contro il Mui. Non sarà facilissimo. È vero che sta partita sto cercando di fare, di far fare il più possibile a Vegito Evo, che comunque non ci sta deludendo poi così tanto. E ripeto, a parte lui è un personaggio del 1900, bello stare Racing Rush, è davvero un personaggio vecchissimo. Però di special ancora, ancora porta danni, non me l'aspettavo sinceramente. Ok, almeno uno è andato, però rimane la minaccia più grande, ovvero il Mui. Per fortuna che adesso con uno morto abbiamo il colore neutro sull'ultimate di Vegito Ultra, però la mia altra special. Via. Dai, non ci credo. È rimasto con 60.000 HP. Quasi ha preso il counter. Ok. Molto bene. Dai, non ci... cioè, è rimasto prima con 60.000 HP, ma con 10.000. Vabbè, almeno gli abbiamo tolto la prima vita. Mettiamo Vegito Ultra, main. Ok. Un'altra special, ma quante ne ha farmate? È pazzesco. In realtà è tipo 3 da quando è morto con Vegito Ultra. Comunque, benissimo. Il Mui è esploso e qua il game si può concludere. Madonna, i danni comunque, GG. Ok, siamo contro un team che definirei da inizio season, il solito mappazione di personaggi forti e basta, con Gogeta Ultra come leader. Ok, però dai, fa niente, noi stiamo facendo lo showcase del Vegitozzo trasformabile, che per adesso direi senza infamia e senza lode. Personaggio che ci riporta un po' alla nostalgia di vecchi tempi con quelle special, che fanno ancora un milione e mezzo, che è davvero tanto per un personaggio di, boh, 2 anni e mezzo fa, come minimo, forse pure 3 anni.
Ok, trasformiamoci e andiamo in combo. Cominciamo a setupparci la nostra special move. Allora, se mette qui Droids, mettiamo Vegito Ultra, verde, type neutro e poi special, così mi ripesco anche le carte. Molto bene, ora. Ci ha tolto dei buff, adesso non so di preciso quali, ma non penso sui danni, visto che è tutto non cancellabile. Ok, applichiamo i nostri debuff e poi Vegito Evola chiude con questa strike. Molto molto bene. Questo mi sa che è morto. Addio anche i droids. Rimane solo Vegito LF che ora ovviamente cercherò di finire con il Vegitozzo. Ok, mettiamo un attimo Vegito Ultra, facciamo sempre verde più special per pescarci altre carte. E poi ho un'altra special ancora in mano, vabbè, questo è grazie al gauge di Gogeta. Molto bene. Oh, finiamola con una bella special move, dai. Per concludere in bellezza. No, perché c'è il forfait.